Il comune di Sant'Omero ha annunciato, dopo alcuni anni, il ritorno ad avere un piano assunzionale con delle assunzioni, delle integrazioni sul personale che avverranno nei prossimi giorni. Sì, finalmente lo possiamo dire, il comune di Sant'Omero, dopo anni di sacrifici, è riuscito ad approvare un piano e fabbisogno del personale dove sono previste assunzioni per circa 6 unità lavorative in alcuni settori importanti del nostro comune che erano stati oggetto di pensionamenti e non erano stati rinnovati a causa delle difficoltà finanziarie e economiche dell'ente che questa amministrazione nell'arco degli ultimi anni è riuscita a sanare e che oggi ha così la possibilità di inserire in organico nuove unità lavorative. Le assunzioni interesseranno principalmente l'ufficio della Polizia Municipale, dove sono previste, abbiamo già emesso gli avvisi per l'attingimento da graduatorie per quanto riguarda un vigile a tempo indeterminato e pieno di categoria C e un altro a tempo determinato per tutto l'anno fino al 31-12 del 2020. Poi le assunzioni interesseranno anche l'ufficio tecnico, dove abbiamo emesso anche qui un avviso che scadrà il 30 ottobre per quanto riguarda un responsabile dell'area tecnica. Inoltre l'ufficio prevederà presto l'emissione di un bando di concorso per l'assunzione di due operai specializzati categoria B per rafforzare l'ufficio esterno e quindi migliorare la manutenzione del nostro territorio. Novità importante è quella del ritorno, del segretario comunale, praticamente. Sì, assolutamente, questa è una notizia molto positiva. Abbiamo ottenuto la disponibilità dal 1 ottobre del dottor Andrea Berardinelli, che quindi Sant'Omero torna dopo oltre un anno a essere titolare di segreteria generale e questo darà sicuramente un grande impulso, data la sua competenza, la sua professionalità, per velocizzare quelli che sono i lavori della giunta e del consiglio comunale, e soprattutto un punto di riferimento importante a livello organizzativo per tutta la macchina amministrativa.